tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale. Io sono Claudia, questo è Creativamente e oggi vediamo insieme come realizzare questa cesta porta giochi. Io l'ho realizzata utilizzando una base di compensato preforata di diametro 30 cm e poi ho utilizzato 4 gomitoli di fettuccia da 400 grammi, 2 per ogni colore, quindi 2 beige e 2 Tiffany. Questo è l'elenco, diciamo, dell'occorrente che vi serve. Vedete che poi gli ho fatto i manici in questo modo, qui ho fatto il cambio colore, l'ho lavorata tutta a maglia bassa presa a spiga e poi dopo sono andata qui a mettergli una delle targhette di legno personalizzate che adesso sempre sul sito merceriamare.it potete ordinare, quindi con il vostro logo, con una scritta che desiderate, col nome del bambino a cui andate a regalarla, con quello che ritenete più opportuno. Quindi questo è quanto, vi lascio al tutorial, spero che il progetto vi piaccia, fatemelo sapere nei commenti e se provate a realizzare questa cesta, mi raccomando, sul gruppo di Facebook Mari e la mia cuginettina aspettiamo tutti di vedere i vostri progetti. Ciao! Allora, quello che ci occorre per realizzare questa cesta giochi è innanzitutto una base di compensato rotonda. Ci sono di due misure, come potete vedere io le ho qui, questa qui più piccina che misura 30 cm di diametro, oppure questa qui più grossa che misura 40 cm di diametro. Quindi potete scegliere tra i due formati in base alle vostre esigenze. Sono basi, come potete vedere, quindi in legno, preforate, tagliate a laser, le realizziamo noi artigianalmente, quindi le potete acquistare sul nostro sito www.merceriamare.it, dove le trovate appunto di questi due formati e, insieme al resto dell'occorrente che è della fettuccia. Io vado ad utilizzare questo verdino Tiffany con un beige e poi ci servono degli uncinetti, un numero 5 con cui andremo a fare il primo giro per passare più agilmente nei fori e poi lavoreremo il tutto con un uncinetto numero 8. Quindi finito il primo giro cambieremo uncinetto e lavoreremo tutto il resto della nostra cesta con un numero 8. Quindi questo è quanto e appunto il materiale è sempre sul sito www.merceriamare.it, lascio in descrizione tutti i link. Quindi come prima cosa vado a fare il cappio con la fettuccia, io inizio col colore più chiaro e vado a inserirmi nei fori, quindi passo con l'uncinetto all'interno del primo foro, aggancio il filo, lo estraggo e vado a fare un punto basso, vedete, così. Di nuovo passo nel foro a fianco, aggancio il filo, lo estraggo e vado a fare una seconda maglia bassa. I fori sono molto ravvicinati, quindi vi basta fare un punto basso solo per ogni foro, non c'è bisogno di farne di più, non tira, proprio perché i fori, come potete notare, sono molto vicini l'uno all'altro, proprio per questo non si necessita di aumenti. Poi ovviamente ognuno si deve regolare in base al filato che state usando e anche alla propria mano, c'è chi tira di più, chi tira di meno, quindi magari potreste aver bisogno di qualche aumento, soprattutto se tirate tanto oppure se avete una fettuccia molto piccola, ma diversamente appunto io non vado a farne. Quindi vedete che mi aiuto a far passare il filo e dopodiché vado a fare un punto basso e devo proseguire così per tutti i fori lungo tutta la circonferenza del nostro cerchio, della nostra base. Quindi procediamo in questo modo a fare un punto basso per ogni foro. Una volta completato tutto il giro, andiamo a puntare nel primo punto e ci chiudiamo con una maglia bassissima. Dopodiché facciamo una catenella e voltiamo il lavoro perché dobbiamo andare a lavorare dal di fuori in modo che la parte bella del punto, la parte dritta del punto stia da fuori. A questo punto andiamo a fare un giro di maglia bassa, quindi per ogni punto sottostante andiamo a fare una maglia bassa. Dobbiamo cambiare uncinetto, aspettate. Voilà. Quindi abbiamo detto una maglia bassa per ogni punto, senza aumenti perché abbiamo, come abbiamo visto, i fori sono molto vicini e non necessitano di
nessun aumento. E vedete che per ogni punto vado a fare una maglia bassa. Procediamo così per tutto questo primo giro. Finito questo primo giro, nel giro successivo andiamo sempre a lavorare la maglia bassa, ma la maglia bassa a spiga, che rende la lavorazione un po' più rigida e impreziosisce la lavorazione pur restando semplice perché resta una maglia bassa. Quindi la maglia a spiga non si prende qui dove andremo a prenderla di solito, quindi non così, ma si punta all'uncinetto tra le due barrette verticali che compongono il punto, quindi qua sotto. In questo modo estraggo il filo e vado a fare una maglia bassa. Quindi resta sempre una maglia bassa classica, si fa nello stesso modo, ma cambia appunto dove si va a puntare. Quindi adesso di nuovo vedete che punto a metà delle due barrette. In questo modo e chiudo. E procedo in questo modo per fare un nuovo giro di maglia bassa a spiga, appunto. Quindi procediamo in questo modo. Guardate, ho realizzato con il colore più chiaro e con la maglia bassa presa a spiga, come vi dicevo, 10 giri. Tutto con questo colore, tutto maglia bassa, senza aumentare né niente, questo è il risultato finale di 10 giri. Adesso vi faccio vedere come cambiare colore perché andiamo a lavorare una serie di giri con i due colori assieme e poi dopo passeremo a lavorare tutto con questo colore qua. Quindi adesso io voglio fare un giro dove lavoriamo tre maglie di questo colore chiaro più una dell'altro colore. Allora vado a fare così. Inizio il giro e vado a lavorare le prime tre maglie di questo colore. Quindi una, due, la terza, punto qua. Inizio il punto in questo modo, ma non lo chiudo perché vado a chiuderlo con l'altro colore. Quindi lascio un pezzettino qui lungo per cui vado a inserirmi e poi chiudo direttamente passando con l'altro colore. Vedete? In questo modo sono andata ad inserirmi. Adesso il beige, il filo beige, ce lo portiamo dietro. Quindi continuiamo a lavorarcelo assieme per portarcelo dietro. Quindi lo posiziono così in orizzontale e adesso ogni volta che tirerò sul punto me lo porto dietro, ok? Quindi mi inserisco qui nel punto seguente che voglio fare azzurro. In questo modo vedete che prendo sull'uncinetto anche il filo beige, in questo modo, poi prendo anche quello azzurro perché voglio nascondere la codina. Estraggo il filo in questo modo. Lo giro perché qui questa fettuccia combinazione che ho scelto al davanti e al dietro, voglio che sia tutto sul davanti e chiudo. Dato che faccio un punto solo, non vado a chiudere con questo colore, ma chiudo di nuovo con il beige. Quindi vedete che faccio proprio solo un punto dove vado però già a chiuderlo subito col beige. Quindi adesso, al contrario, per i prossimi tre punti che andremo a fare beige, mi porto dietro il filo azzurro. Quindi quello azzurro è questo qua che dovremo sempre, vedete, che io mi infilo con l'uncinetto nel punto e poi dopo vado a prenderlo. Lo prendo sempre assieme in modo che lui resti nascosto, ma che venga dietro di me nella lavorazione. E così ho lavorato il primo punto. Adesso andiamo a lavorare il secondo di nuovo. In questo modo e andiamo a lavorare anche il terzo, dove però come prima andiamo a chiuderlo con l'azzurro, facciamo il cambio colore perché il prossimo punto andremo a farlo azzurro.
così, ma lo chiudiamo già subito con il beige, proprio perché è un punto solo quello che dobbiamo andare a fare. Vedete? Quindi adesso di nuovo con il beige vado a fare altri tre punti, mi trascino sempre dietro l'azzurro, quindi 1, 2 e 3, il terzo lo inizio ma lo chiudo con l'azzurro, lì con, lo continuo a chiamare azzurro ma in realtà è un verdino, comunque quello che è, in questo modo. Adesso faccio il punto con l'altro colore, che però vado a chiudere di nuovo con il beige. Voilà! E adesso di nuovo andiamo a lavorare tre punti beige e uno dell'altro colore, tre punti beige e uno dell'altro colore per tutto il giro. E voilà, proseguo in questo modo per tutto il giro. Allora, qui il giro mi termina con 4 beige, perché altrimenti diversamente non mi quadrava, ma comunque c'è una maglia in più e non comporta niente di che. Sappiamo che il disegno appunto finisce con 4 maglie beige. A questo punto iniziamo il giro successivo, che praticamente prevede di avere nei tre punti, prendiamo il modulo quello esatto, nei tre punti qua beige dobbiamo avere il primo che era beige azzurro, questo in mezzo beige, questo di nuovo azzurro, dove c'è l'azzurro ovviamente il beige perché va scambiato. Quindi adesso io lavoro ancora un punto beige qui e poi cambio mettendo l'azzurro, perché il punto successivo lo voglio fare azzurro in questo modo, ma quello dopo lo vado di nuovo a fare beige. Adesso qui solo perché appunto avevo il modulo da 4, quindi è leggermente diverso, partiamo poi bene a vederlo nel modulo successivo. Quindi questo è beige, ecco, quello dove sotto l'azzurro adesso andiamo a farlo beige in questo modo. Quello successivo andiamo a farlo azzurro, quindi questo punto qui già dovevamo chiuderlo così, in modo che il punto successivo lo andiamo a fare azzurro, chiudiamo col beige perché quello dopo appunto lo andiamo a fare beige di nuovo, e quello dopo ancora invece dell'altro colore, quindi lo chiudo così, questo punto qui lo facciamo così e lo andiamo a chiudere di nuovo col beige, perché il punto dopo di nuovo è beige. Quindi sopra l'azzurro andiamo di nuovo a fare il beige, che però andiamo a chiudere di nuovo con l'altro colore, perché il punto a fianco di nuovo invece è dell'altro colore. Quindi vedete che adesso facciamo due punti, diciamo verde verde acqua Tiffany, e gli altri punti beige, ok? Quindi il prossimo punto abbiamo detto che è così, vado a chiuderlo col beige, il punto successivo è beige ma vado a chiuderlo con l'altro colore perché il punto dopo è dell'altro colore. Praticamente alterniamo sempre un punto e un punto per tutto il giro, ok? Così è più semplice, praticamente stiamo alternando un punto di un colore e un punto dell'altro. Molto semplicemente vedete che vado a scambiare i punti
Quindi alterniamo un punto Tiffany e un punto beige per tutto questo giro. Vedete che tranne qui dove ne abbiamo fatti due beige perché era l'inizio, dove non quadrava, tutto il resto alterniamo un punto di un colore e un punto di un altro, in questo modo. Allora, guardate, ho terminato il giro, adesso nel successivo dobbiamo andare a lavorare tre punti, diciamo Tiffany e uno beige. Quindi i tre punti Tiffany devono stare a cavallo di quello di prima, quindi uno prima, uno dov'era e uno dopo. Esattamente così, vedete? Uno. Due. E 3. Questo vado a cambiare e chiudo con il beige perché il prossimo punto che andiamo a fare è beige. Questo però lo chiudo già subito con il Tiffany perché adesso i successivi tre punti sono di nuovo Tiffany. Quindi 1, 2. Che è il terzo, però vado a chiuderlo con il beige perché il punto successivo lo facciamo beige, ma lo chiudiamo già subito con il Tiffany proprio perché i punti successivi sono di nuovo tre Tiffany. Vedete? In questo modo alterniamo di nuovo tre Tiffany e uno beige. Proseguo così per tutto questo giro. Allora, guardate, terminato anche questo giro di tre Tiffany e uno beige, andiamo a fare un giro intero dove lavoriamo le maglie basse così come si presentano con il solo color Tiffany, portandoci però sempre dietro anche il beige perché il giro dopo ancora andremo a fare l'ultimo giro multicolor, bicolore, quindi continuiamo a portarci dietro il beige per tutto questo giro che però realizziamo con il solo color Tiffany. Ok, quindi in questo modo lavoriamo tutto il giro così. Allora, una volta realizzato anche il giro dove facciamo tutto il giro Tiffany, adesso facciamo un ultimo giro dove useremo entrambi i colori, dopodiché lavoreremo solo più col Tiffany, potremo tagliare il beige. Allora, dobbiamo lavorare di nuovo tre maglie Tiffany e una beige, facendo in modo che la maglia beige resti al centro delle tre Tiffany di due giri prima, ok? Quindi qui deve rimanere sempre la beige. In questo modo, per far sì che ciò avvenga, io vado a lavorare una maglia bassa azzurra qui e la chiudo con il beige. Dopodiché, dopo vado a fare la beige e la chiudo però di nuovo con Tiffany. E i tre punti seguenti vado a farli Tiffany. Di conseguenza il modulo mi viene in automatico, non devo più neanche stare lì a pensare, alterno semplicemente i due colori. Questo è il mio terzo punto, che quindi vado a chiudere con l'altro colore e poi vado a fare il punto seguente beige. Che chiudo però così in modo da cambiare e da fare di nuovo i successivi tre, sempre Tiffany. Vedete? Così. Ok,
Completiamo il giro in questo modo. Una volta terminato il giro, l'ultimo giro in bicolore, possiamo tranquillamente andare a tagliare il filo beige perché non ci servirà più, e adesso andiamo avanti a lavorare alcuni giri solo più con il color Tiffany. Quindi procedo a lavorare a maglia bassa presa a spiga. Solo più di questo colore e vado avanti appunto a lavorare una serie di giri tutti così. Allora, guardate, ho realizzato 7 giri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 giri di maglia bassa presa a spiga con questo Tiffany, e adesso ho iniziato l'ottavo giro. Nell'ottavo giro andremo a fare i manici, e infatti, come vedete, io qua sono andata a posizionarmi dei segnapunti. Prima ho individuato la metà della mia cesta, poi sono andata a calcolare il numero di maglie, a contare il numero di maglie, e ho qui messo i due segnapunti di dove voglio andare a fare i manici, e la stessa cosa l'ho fatta qui dall'altra parte. Allora, in totale qui ho lasciato 10 maglie, quindi da segnapunto a segnapunto sono 10 maglie, proprio perché i nostri manici saranno formati da 10 catenelle, una per ogni maglia che andremo a saltare. Salteremo proprio questo tratto qui e poi andremo a lavorare le maglie basse. Quindi iniziate il giro e andate a lavorare le maglie, io qui l'ho già fatto, fino ad arrivare appunto a dove avete messo il segnapunto. A questo punto io qui ho detto che salterò 10 maglie, e quindi pertanto vado a fare 10 catenelle. e 10, quindi salto tutto questo arco qui, vado a togliere questo segnapunto proprio perché qui adesso vado a inserirmi sempre nella modalità di punto sfiga e vado a fare una maglia bassa per raccordarmi, e vedete che qui ho appunto le catenelle e ho realizzato il manico. Adesso vado, questo segnapunto qui era solo quello che indicava la metà, lo tolgo, vado a lavorare tutte maglie basse qui fino ad arrivare dove ho messo gli altri due segnapunti, dove di nuovo andremo a fare le 10 catenelle e a terminare poi il giro per fare il secondo manico. Ok, quindi proseguiamo così fino a ripetere la stessa cosa dall'altra parte. Allora, ho realizzato anche l'altro manico e poi ho terminato il giro. Una volta fatto ciò, vado a prendere di nuovo il color beige, che nel mio caso è qui, e vado a inserirmi di nuovo con questo colore, perché adesso andremo a lavorare di nuovo una serie di degli ultimi giri appunto con l'altro colore. Quindi vedete che mi inserisco in questo modo e vado a fare la mia maglia bassa. Vedete, in questo modo vado a fare, a lavorare tutti i punti come si presentano fino ad arrivare alla maniglia, al manico. Voilà, dove adesso all'interno di queste catenelle andremo a lavorare una serie di maglie basse. Quindi vedete che punto così, in modo da avviluppare tutto l'azzurro, il Tiffany che non si veda più. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 maglie basse. Andiamo a lavorare 12 maglie basse in modo che il nostro manico sia bello pieno, dopodiché prendiamo di nuovo a lavorare un punto basso per ogni punto, per tutto diciamo il giro, fino ad arrivare di nuovo qui dove lavoreremo 12 maglie e poi completiamo il giro diciamo maglia bassa. Terminato diciamo il primo giro di nuovo di beige, dobbiamo andarne a fare un altro, dove andiamo a lavorare un altro giro di maglia bassa qui dove c'è la maglia bassa, e poi quando ci troviamo qui nel manico andiamo a fare come prima, ovvero puntiamo all'interno del manico stesso, allunghiamo il filo bello lungo e andiamo a fare una maglia bassa, ok? Quindi non puntiamo direttamente nei punti ma puntiamo così nel manico e andiamo a fare 12 di nuovo maglie basse in questo modo, allungando ben bene il filo, vedete? Quindi punto proprio attraverso tutto il manico, estraggo il filo e vado a fare una maglia bassa. Vedete? Così adesso io devo ancora farne due e poi concludo il giro diciamo a maglia bassa. Come ultimissimissimissima cosa vado a fare un giro di maglia bassissima tutto attorno, questo è l'ultimo giro che andiamo a fare e vedete che vado a fare un giro di maglia bassissima anche poi tutto attorno al manico. Vedete, anche qui passo e vado a fare un giro di maglia bassissima, ok? Quindi proseguiamo così come ultimissimo giro appunto a maglia bassissima, dopodiché abbiamo concluso la nostra cesta. Allora, guardate, ho terminato di realizzare la cesta, quindi anche qui ho fatto il giro di maglia bassissima finale per irrobustire e rifinire il diciamo contorno, il bordo, e poi sono andata ad applicarci qui davanti una delle targhette in legno personalizzate con il logo qui della merceria, ma altrimenti potete mettere il logo che desiderate, le scritte, il nome dei bambini e sul sito potete acquistare appunto le vostre targhette personalizzate, quindi anche questa è una novità. Approfittatene. Io spero che il progetto vi sia piaciuto, fatemelo sapere nei commenti e ditemi le vostre impressioni. Un bacione, ciao!